Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io mi chiamo Serena e in questo video preparerò con voi delle buonissime lasagne di zucchine e pesto, leggere e deliziose. Per prima cosa prepariamo la besciamella. In un tegame versiamo 45 g d'olio di girasole. Lo facciamo scaldare a fiamma media e quando è caldo aggiungiamo anche 40 g di farina 00. Mescoliamo e lasciamo cuocere fino a quando vedremo delle bollicine. A questo punto possiamo versare il latte a temperatura ambiente, ne serviranno in tutto 500 ml. Mescoliamo ancora e lasciamo cuocere a fiamma medio-bassa, mescolando di tanto in tanto, fino a quando la besciamella non si sarà addensata. Non dovrà addensare troppo, la consistenza dovrà essere più o meno questa. Possiamo spegnere il fuoco e aggiungere sale e noce moscata in base ai nostri gusti. Dopodiché trasferiamo la besciamella all'interno di una ciotola o di un piatto. Per fare che non si formi la crosticina in superficie, copriamo con pellicola a contatto. Ora possiamo preparare le zucchine, in tutto ne serviranno 500 g circa. Le tagliamo semplicemente a cubetti, non troppo grandi. Tutte le dosi degli ingredienti che ho utilizzato le trovate riassunte sotto al video nel box informazioni. Ci spostiamo poi sui fornelli e in un ampio tegame versiamo circa 3 cucchiai d'olio extravergine d'oliva, aggiungiamo uno spicchio d'aglio e poi vi tuffiamo le nostre zucchine. Aggiungiamo anche il sale e mescoliamo. Lasciamo cuocere per pochi minuti, non serve che diventino troppo morbide. L'importante è tenerle mescolate. A questo punto non ci resta che assemblare le lasagne. Prendiamo una pirofila, aggiungiamo un po' di besciamella sul fondo, poi mettiamo il primo strato di pasta pronta per lasagne. Io utilizzo quella molto sottile che non necessita di precottura. Versiamo ancora besciamella e poi aggiungiamo uno strato di zucchine. Aggiungiamo uno strato di pasta, altra besciamella, dopodiché versiamo circa un cucchiaio di pesto. Lo distribuiamo per bene. E aggiungiamo le zucchine. Continuiamo così alternando uno strato con il pesto ed uno senza. Con queste dosi avremo circa una porzione per 3-4 persone. Per l'ultimo strato ho versato tutta la besciamella che mi rimaneva per coprire bene tutta la pasta. Un altro bel cucchiaio di pesto e poi le zucchine che rimanevano. Ho anche spolverizzato con del grana padano. Prima di cuocerle ho coperto le lasagne con un foglio di carta forno e uno di carta alluminio. Così facendo non seccheranno troppo in cottura e rimarranno belle morbide. Dopodiché ho cotto in forno caldo e ventilato a 180 gradi per 25-30 minuti. Ed eccole pronte, anche i bambini hanno fatto il bis, quindi è una ricetta di sicuro successo. Grazie di essere passati per di qui, vi ringrazio di aver visto il video. Se non volete perdervi i prossimi, vi invito a iscrivervi al mio canale. Alla prossima, ciao!